Padre Pio è ancora costretto per motivi di salute a restare fuori dal convento. A un certo punto il padre provinciale, padre Benedetto, gli intima di rientrare in convento. Cioè gli dice: torna nel chiostro, così muori come ogni figlio di San Francesco, cioè come ogni frate. Padre Agostino scrive a Padre Pio cercando di fargli capire il punto di vista del suo provinciale e gli dice così: il provinciale vorrebbe che voi aveste la forza di venire a morire nel chiostro come ogni vero figlio di San Francesco. Questo è il giudizio del provinciale. E continua Padre Agostino: io, sebbene adori le divine disposizioni su questo punto misterioso, anche per me non oso dar torto al provinciale, perché davvero i superiori non sono stati illuminati abbastanza su questo punto. A questo Padre Pio ha risposto, così come abbiamo visto nella puntata di ieri, dicendo che lui desidera morire e desidera morire in convento, e gli chiede addirittura di pregare per questo suo desiderio. E poi Padre Pio aggiunge: pregate anche voi, così si rivolge a Padre Agostino, pregate anche voi, Signore, ed il tutto ve lo chiedo per quanto voi avete di più santo e di più sacro, affinché per la sua bontà di padre si degni spezzarmi la vita e togliere il suo servo da tanto obbrobio e da tanta abiezione. Praticatemi questa carità anche col far pregare quante più persone vi capitano. Cioè Padre Pio sta dicendo che egli vuole, non ha un istinto di conservazione dal non morire che lo porta a restare fuori dal convento, anzi egli vuole morire e vuole morire in convento, ma ahimè la volontà di Dio si sta in un certo senso evolvendo per vie diverse. Alla fine Padre Pio rientra in convento, rientra con uno stratagemma sempre di Padre Benedetto, lo porterà a Foggia, lo porterà a incontrare la raffierina Cerase e poi sappiamo che di là venne qui a San Giovanni una prima volta e poi tornò definitivamente e non si allontanò più qui da Pietrelcina. Ecco, in questi giorni, prima della novena e anche dopo, abbiamo in un certo senso visto la sofferenza che Padre Pio ha dovuto subire nel prepararsi al suo ministero sacerdotale, al ministero della confessione e a restare come frate. Da domani vedremo alcune esperienze sacerdotali di Padre Pio, cioè come lui ha vissuto il suo sacerdozio, sempre lasciandoci accompagnare e attingendo al testo Lettera ai sacerdoti di Fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, che è un testo editato dalle edizioni Padre Pio da Pietrelcina. E poi continueremo con ciò che lo Spirito ci illuminerà, ma anche le vostre email, i vostri suggerimenti, che mi auguro arrivino soprattutto da sacerdoti, ministri ordinati e persone consacrate. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!